In centro a Sassuolo, il nuovo Vodafone è in piazza Garibaldi 15. Anche a Maranello, in via Betone Inferiore 38. Buonasera. Tentativo di furto nei giorni scorsi al supermercato Panorama, dove un 32enne italiano è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza mentre cercava di uscire dal negozio senza pagare il materiale elettronico per circa 100 euro. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri che lo hanno denunciato a piede libero. Rimanendo alla cronaca, continuano in città le segnalazioni di furti e tentativi di intrusione in appartamento. Gli ultimi nella zona nord di Viera di Cimpiano. I cittadini chiedono maggior presidio alle forze dell'ordine, specie in questi giorni agostani con molti condomini vuoti. Incidente ieri nel primo pomeriggio all'incrocio tra via Ancora, via Palestro e Viera di Cimmonte. Ad avere la peggio una Ford Focus che si è ribaltata in un punto dove già sono avvenuti numerosi incidenti, anche gravi. Per fortuna solo lievi ferite alle persone. Ed ora passiamo allo sport. Esordio positivo per il Sassuolo Calcio che nella prima partita di Coppa Italia ha battuto lo Spezia per 2-0 con reti di Missiroli e Berardi. I neroverdi passano così il terzo turno eliminatorio. Ecco i commenti post partita. Ci premeva vincere, passare il turno perché è una competizione per noi importantissima, cercheremo in tutti i modi di arrivarci fino in fondo. Difficile perché vincere è sempre difficile con una squadra che è in condizione, aveva vinto largamente il turno preliminare e non aveva nulla da perdere, quindi sono le partite che hanno più insidie. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi e stiamo migliorando nel modo in cui teniamo il campo, nella condizione fisica, però ovviamente abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto la normalità, quindi da martedì dobbiamo ripartire con l'entusiasmo che questa partita ci deve lasciare e con la voglia di iniziare nel migliore dei modi il campionato. Da oggi ovviamente il nostro orizzonte è il campionato, domenica inizia, abbiamo tutti una gran voglia di dimostrare che il Sassuolo è una squadra tosta, forte, che si farà valere. Io dico ai ragazzi che mi piace che si sentano tutti titolari e la settimana, gli allenamenti, la partita poi mi spingeranno a fare delle scelte, però vedrete che non ci sono inamovibili come non ci sono giocatori che resteranno dimenticati. E mi piace vedere nei miei giocatori l'ambizione di essere titolari, di sentirsi titolari, importanti anche se fosse 5 minuti. E credo di aver trovato questo in questo gruppo, quindi spero che in futuro continuino così, perché per un campionato importante, per andare avanti, per giocarci qualcosa di bello, c'è bisogno di tutti. Allora Diego, continua l'entrata nell'ingranaggio in un gruppo che non ti vedeva tra le sue fila, però ti stai ritagliando sicuramente uno spazio importante. No, sono contento perché comunque abbiamo fatto secondo me un bel primo tempo, fatto di intensità, di qualità, poi nel secondo tempo siamo un po' calati, ma come è giusto così, ad agosto è così, però questa settimana lavoreremo al meglio per farci trovare pronti domenica. Il mister vi chiede qualcosa di diverso da quello che era il 4-3-3 dell'anno scorso, che tra l'altro tu non avevi vissuto. Sì, ma conoscevo bene perché comunque ho lavorato spesso con Di Francesco. Il mister secondo me è un grandissimo allenatore e l'ha dimostrato subito da quando è arrivato. Ci lascia tanta libertà rispetto a Di Francesco e secondo me questa squadra ha grandissimi margini di miglioramento. E possiamo ritagliarci uno spazio importante secondo me in questo campionato. E il mister appunto aveva detto che il modulo era quello, però tanta più libertà di azione, sempre però riconducibile al modulo base. Sì, partiamo con un 4-3, però il mister non vuole ruoli predefiniti, ci muoviamo tanto, anch'io parto come centrale ma poi vado a destra, vado a sinistra, Berardi viene seconda punta, ci lascia tantissima libertà e secondo me questo è un punto a nostro favore perché comunque non diamo punti di riferimento alle squadre avversarie, siamo tutti giocatori in movimento e secondo me possiamo fare davvero bene. Condizioni in vista del Genoa? No, oggi la condizione secondo me è al 60-70%, perché comunque è giusto così, i carichi di lavoro sono stati importanti, abbiamo lavorato tantissimo
E oggi secondo me appunto nel primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, un grandissimo primo tempo. Poi siamo un po' calati come è giusto che sia. Questa settimana sicuramente lavoreremo al meglio per arrivare domenica al 100% o lì vicino. Simone, intanto allora un ritorno al gol che non fa mai male. Sì, sì, dai, sono contento. Era da due stagioni che non segnavo, complice anche i numerosi infortuni che ho avuto l'anno scorso, quindi sono contento soprattutto anche per la vittoria, perché ci tenevamo a passare il turno, ci teniamo a partire bene perché col mister nuovo comunque c'è tanta attesa, quindi ci teniamo a far vedere che siamo pronti. Primo tempo veramente in palla. Sì, abbiamo fatto un gran primo tempo, abbiamo avuto dei ritmi altissimi, abbiamo avuto tante occasioni, siamo stati molto aggressivi, invece al secondo tempo abbiamo gestito un po' la gara senza soffrire. Qualche meccanismo logicamente è ancora da oliare. Ma sicuramente, però direi che lo stiamo interpretando nel migliore dei modi. Sicuramente più lavoreremo e più riusciremo a mettere in pratica le nozioni del mister. Ci sarà bisogno sicuramente di tempo. Beh, un mister che ha detto anche da lui stesso vi lascia molta libertà. Sì, sì, infatti a centrocampo ogni tanto mi trovo mediano, ogni tanto mi trovo a destra, ogni tanto a sinistra, pure Magnanelli, nel senso giriamo molto, siamo molto liberi, dobbiamo sicuramente farlo con intelligenza perché c'è il rischio di lasciare dei buchi in mezzo al campo, però secondo me lo stiamo facendo bene. Metti che rimane questo organico qui, che cosa viene in mente? Un organico che si conosce bene, quindi questo è un grande vantaggio, secondo me possiamo fare bene. Più o meno siamo rimasti quasi tutti, c'è stata sicuramente qualche partenza importante, però è un gruppo bello, misto, con tanta qualità, quantità, esperienza, c'è un po' di tutto, dai. E speriamo che non ci siano gli infortuni dell'altro anno. Sicuramente, quello sarebbe un grande handicap, l'abbiamo risentito molto l'anno scorso, speriamo invece che quest'anno andrà meglio. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione è tutto, arrivederci a domani. In centro a Sassuolo, il nuovo Vodafone è in piazza Garibaldi 15. Anche a Maranello, in via Betone Inferiore 38.